Fabio Concato qui su R101 con questo nuovo singolo, il primo singolo estratto dal suo nuovo album che uscirà il 20 marzo e, e in questa domenica mi è venuto a trovare, intanto mi stai facendo un piacere incredibile. Perché? No, perché è bello rivederti, ti avevo intervistato moltissimi anni fa per un programma che ah, conducevo sì, su sì. Italia 1 che si chiamava Fuego, sì. ti avevo intervistato al parco di Porta Venezia, a eh. piedi nudi nel parco poteva eh. essere l'intervista ma avevamo le scarpe in quel caso. Sì, sì, sì. <ride> Tra l'altro è una, una intervista interessante quella con Fabio perché ancora il disco non è uscito, uscirà il 20 marzo per una volta. Chiaro che facciamo promozione al disco, ma possiamo certo. parlare anche un po' di te? Oh sì sì, e assolutamente. Mi piace questa cosa. Certo. Allora la storia di vita proprio di Fabio Concato è interessante sin dall'inizio, perché leggevo sei figlio di una giornalista poetessa mm. e, e di un musicista jazz. I tuoi nonni erano entrambi cantanti lirici, sì, è vera questa sì. cosa? Sì, sì. Certo, Quindi in mezzo vero. proprio, diciamo, figlio d'arte a tutti gli effetti, il sì, talento sì, ereditario in secondo te? Alla, alla pazzia. Secondo me sì, secondo sì, me eh? sì, sì, sì. Mm. E, io credo soprattutto quello musicale. Eh, poi io non ho ancora avuto il piacere di, di rendermene conto personalmente sui miei figli. Cioè le mie figlie sono musicali, amano la musica, eh, la più grande canta anche, ah. ma insomma... Però non ho ancora riconosciuto talento, ecco il talento vero è una cosa diversa. Può darsi anche che si salti una generazione e si vada a quello dopo. Quanti no, anni hanno dire. le tue figlie? Beh, la grande ne ha quasi 29 ah, cavolo, e quella veramente. piccola 24. Ah beh, sì, sì, piccola sì. Per, per, per dire, beh, perché è la rimangono... più piccola, ma insomma è grande. È è piccola i, piccola. I, I bambini rimangono sempre bambini. <ride> eh beh, non. certo, per i genitori sicuramente. È sempre i nostri Sì, 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 sì senz'altro. <ride> ma senti, allora in questi giorni si fa tanto parlare del festival di Sarrato. No? Sì. anche perché il 15 febbraio ah, eh, parte quindi siamo lì no lo ma sapremo. guarda ma io tra l'altro mi, mi sono divertita guardando questa tua intervista nella io, quale scherzavi dicevi anch'io sono andato a Saremo due volte non se ne sono accorti ma come certo. non se ne sono accorti ma no, beh è verissimo, <ride> è verissimo. Nel, cioè, 2001 è... nel 2007 soprattutto nel 2007 con oltre il giardino a proposito di emarginazione di problemi mm. sociali eccetera beh non se ne sono accorti o se ne sono accorti ma hanno, hanno fatto finta di niente perché insomma io credo che in una cornice di quel tipo lì una canzone che parla di uno che ha 40 o 50 anni può perdere il lavoro e decide di reinventarsi facendo mm. il giardiniere possa essere Bellissima. anche una cosa che dà fastidio da ascoltare ecco, mm. in quel tipo di cornice ma insomma ma abbiamo anche dire, voglia di ascoltare a un po' di cose così però sì io ecco. credo di sì io credo <ride> che poi a maggior ragione uno debba eh, approfittare di, 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 di una kermesse del genere per, no? viene in mente Cristi con e i suoi matti certo, eh, per, portare... era per era peraltro lo stesso anno ah, insomma, no? ah era lo stesso anno, è vero e io credo che la musica possa e debba servire anche a questo no? assolutamente no? Eh, assolutamente eh. senti e parlavamo prima della tua infanzia di quando eri bambino sul tuo sito ci sono diverse fotografie sì. di te da piccolo sì. che tra l'altro bianco e nero bellissime di un po' di anni fa non ma diciamo poi, quanti, eh, ma una di una qualche tempo fa poi, <ride> <ride> Diciamo. eri un bel bambino tutti i bambini sono belli sì, da certo, piccolo no, e nero sono palle ci cioè, sono degli scarafoni mostruosi ma tu la tua domenica la tua domenica bestiale Fabio ah, come la passavi mio, quando eri piccolo per esempio Ah beh, la mia piccolo, domenica bestiale era spesso comunque molto spesso sul lago con papà o con lo zio che quale mi lago era di solito il a volte che era io il sono maggiore, nel lago quello che te lo a volte ah. era il lago maggiore a volte era il fiume ticino ah, molto sì. più no? molto sì, più sì. banale ma Bello. non per questo meno affascinante e si andava anche molto a pescare mm. in quel periodo eh, io pescavo naturalmente molto meno di mio padre che era un talento mostruoso. Ah, sì, sì, eh. sì, sì. Poi lui faceva anche caccia, eh, faceva pesca subacquea, ha perso le orecchie lui per, per, quella, per quella passione. Quel ah, due, sì, eh. sì, 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 sì. Eh, e quindi ecco, me le ricordo così. così. Poi un pochino più grande. Ho cominciato anch'io a fare il figo e a portare la fidanzata sul lago. Ah. Sì, beh, insomma, le, robe, le robe che fanno i milanesi quando... Eh hanno sì, arrivi lì con anni. la macchina davanti al tramonto, si lei che fare. è di Milano non si rende conto che sei in un lago anche abbastanza eh, malinconico eh, beh, sì. se vuoi, però quell'atmosfera quell lì, a parte il primo bacio, eh, l'abbiamo fatto tutti. Bacio, noi insomma, del lago. Sì, quella <ride> trattorietta, la cosa. No? Ah eh, sì. Cioè, beh, beh quello, Quella è un'altra voce fondamentale, il cibo... Eh, eh, beh, eh, beh, beh, no. Per una domenica bestiale il cibo... Il sì, è fondamentale sì. insieme al lago Sì, sì, ma anche adesso che ho 58 adesso, anni eh? è fondamentale. Sì, il cibo eh? sì, sì. Allora ti devo portare in un posto. Beh, ma, parliamone, Va caspita. bene, perché certo. no? Senti, il nostro programma Fabio si intitola Che spettacolo, mm. quindi parliamo di tutto ciò che fa spettacolo. Qualche mm. domanda io su questo un po' raffica te lo voglio fare, cioè no, non so, certo. il libro che sta leggendo Fabio Concato in questo periodo. Ma adesso sto leggendo una cosa abbastanza uh, folle di, di Foster Wallace, mm. David Foster Wallace, che si intitola eh, Quella dove lui ha lavorato per, per un anno all'Agenzia delle Entrate. Adesso mi, 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 mi scappa il nome. Non so il ma titolo, è ma lui è uno scrittore folle. Sì. Comunque è sì, difficile certo. leggere i suoi libri. Io uh, ci ho provato qualche volta ma non, non sono ancora riuscita ad addentrarmi nel suo mondo. No, io No, no non trovo che sia così ah. difficile. Eh vabbè, tranne eh. quest'ultimo di cui naturalmente <ride> ignoro sì, in il questo titolo. momento il titolo. <ride> eh, Bene. Però no, non è così difficile. Cioè bisogna superare le, 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 le 40-50 cartelle. Ecco, ecco diciamo, allora le, mi sono, dopo sono fermata prima, mi sono scoraggiata pagine, troppo. Ecco. Capita a volte di trovare delle cose e dire, no, no, per me sono troppo, io non ci arrivo a questa cosa qui. Invece forse no, non sbaglia, non ci si deve arrendere. È un errore, eh, è un errore è perché poi invece scopri che ti, ti saresti persa magari delle cose notevoli. Eh, spero che arrivi, eh, se non a me, in testa, prima o il poi. Titolo delle... Il titolo perché... Eh, perché, perché sarebbe un peccato lui eh, si, eh, non, se, se ci fosse magari si offenderebbe si anche si incazzerebbe un eh, attimo tra l'altro lui si appena. suicidò che è parecchio giovane devo dire sì, eh, quindi giovane, insomma è una vita piuttosto sì, insomma, buona sì. bene allora il 20 marzo lui è qui per confermarcelo il disco è pronto certo. ma doveva uscire in realtà no, no, prima il disco è già belle pronto ah, e non... è belle pronto c'era anche un serremo ma c'era per quello che prima hai sì, fatto la faccia così. mezzo, sì. eh. e poi, Cosa però, è successo? Eh, non lo so, io so che la canzone è piaciuta molto, però voglio dire, va da sé, uno propone un pezzo, dopodiché è il festival di Sanremo se lo vogliono escludere per un motivo qualsiasi, mm -hmm. lo escludono. Mm -hmm. Ecco, magari sarebbe stato più carino dirmelo no, non un'ora prima, prima sì. della discussione. Era tutto qua che tu hai presentato o il, o il singolo no, no, che abbiamo sentito? Ah, no, nessuno dei due. Dei due. Nessuno è una canzone che è nell'album, che sì, sentiremo quando che esce. Secondo me così aveva un grande senso dentro una dentro una cornice di quel tipo però è eh, poco male cioè... quindi Gianni non ti ha, ha chiamato non ti ha detto no, Fabio ti no, ha, ha spiegato mi ha, mi ha mandato ah, un messaggio ah. mi ha mandato un messaggio in cui mi diceva se mi dispiace molto ma mm. abbiamo fatto altre scelte eh, ovviamente tu rimani un grande artista anche se, se se noi non abbiamo scelto la canzone voglio dire mm, cioè. mm. vabbè almeno c'è stato un po' sì, no, no, sì, infatti certo. no perché ultimamente Morandi si sta prendendo qui vada via ai da un sacco di persone Enzo iacchetti per primo che l'ha mandato a quel paese via Facebook perché Beh, dice che di musica ho avuto non ci <ride> eh, perché, no, so, io sono stato avvisato plomb, io sono stato avvisato un'ora prima sono rimasto basito mm, dai mm. un'ora prima della diretta da Massimo Giretti in cui loro avrebbero poi ah. dato Un'ora prima della diretta vabbè, insomma, ah, delle canzoni partecipanti vabbè, al festival. Infatti, gli ho scritto: Sono basito, sì. però, però mi rendo conto che avete avuto dei problemi. Evidentemente, insomma, pazienza. Mm -hmm. punto. Eh, per cambiare discorso sì, Fabio certo. il Re Pallido può essere il titolo del libro di David Foster di cui eh, parlavamo certamente. prima è questo eh, bene sì. grazie, grazie a a nos amici. alla nostra Nicoletta De Lillo che ho ci ha fatto salvato una figura di merda ma no! A metà no solo metà ecco <ride> vabbè ma uno magari cioè, ti sfugge un attimo il sì, titolo un attimo del libro. Attimo, sapessi a me Chiedidimi, cosa mi sta sfuggendo che è quello che ho finito di leggere io non mi ricordo il titolo no infatti non te eh, lo chiedo il eh, libro di Folco Terzani non mi ricordo il ah, titolo Folco però qualcosa che ha a che fare con i piedi nudi però non mi ricordo vedi quindi. Allora il 20 marzo esce tutto qua il nuovo album di Fabio Concato che quando vuoi la domenica ci trovi qui, domenica bestiale con Benissimo. te è, è, è stata senz'altro e quando vuoi noi siamo qua in diretta grazie, a trovarci. Grazie infinite per tutto quello che avete fatto e per quello che farete e per avermi invitato. È stato no, un piacere, davvero, è stato un piacere. Grazie. È un grazie. grande aiuto quello che mi date. Grazie a te, bocca al lupo per l'album nuovo, un bacio, grazie ciao a Fabio, grazie. ciao ciao.